Chiaramente tutto nasce dal momento in cui prima tutti i trentini, la scuola trentina arrampicava sulla Paganella perché c'era la funivia della Paganella che saliva dalla Vis. A un certo punto nel 78 smette il servizio alla funivia della Paganella e noi dove andiamo avendo solo la bicicletta e la possibilità di pagare una corriera, non avevamo macchina, no? Le altre grandi pareti, gioco forza, erano quelle vicine, era la Valle del Sarca. Scendavamo con la corriera e lì ci si è aperta un mondo nuovo, ecco, diciamo. Quando cominciai a scalare io c'erano 20 vie nella valle. Leggendo i libri di Alessandro Gogna, i 100 nuovi mattini, mi ha dato una visione totalmente diversa di quello che era la scalata, non più i miti, non più le grandi vette da raggiungere, ma il piacere puro di scalare. Il filo conduttore di questo libro è molto semplicemente ciò che è successo visto con un occhio che vede un po' tutto insieme, no? Quindi intanto un occhio che è il mio, che non è nato qua e quindi è in grado di vedere quello che è l'umanità proprio, che si è prodigata su queste pareti. 90 anni di storia, quindi è successa veramente tante tante avventure che andavano raccontate, ecco, non dovevano andare perse.